Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe. Ciao, Marconi, Fabio. Come stai? Non c'è male. Non c'è male. Siamo venuti al chiuso oggi. Sì, anche se si stava bene all'aperto perché c'era il sole. Sì, perché siamo venuti all'ospedale, al parcheggio dell'ospedale San Donato, che come avevamo già fatto vedere 2 anni fa, non è che è molto pulito, nel senso che soprattutto ci sono dei ricordini. Sì, poi se si dice che questi volatili sono anche trasmettitori di malattie infettive, vicino, c'è l'ospedale vicino, c'è anche il reparto malattie infettive, ce li mandiamo direttamente. Esatto. No? Mi sembra che, non so, ma sono dei ricordini. È vero che sono su di sopra, sicuramente la notte o anche il giorno ci ho visto qualche volta, cioè, vengono qui, sì, perché si riparano quando piove, ma non ho capito, un po' di pulizia, perché questi qui sono settimane e settimane che non viene pulito, eh. Ma non soltanto qui, anche l'altra colonna di là è uguale. Poi questo viene pestato dalle macchine mentre è trasportato, non è igienico assolutamente. Pieni, se non stai a te. Esatto, perché se vai di là lo porti avanti e indietro. Se va di qua, vieni di qua, di qua viene proprio trasportato, perché era più nel centro, le macchine, uno a piedi che non se ne accorge, se lo trasporta dappertutto. Questo non va bene, insomma. Un po' di pulizia penso che andrebbe fatta, perché questo io non so quant'è che non la fanno, però. Sinceramente l'abbiamo già notato tempo fa, un po' di tempo che qui andrebbe chiuso un piano e pulirlo quantomeno a tratti, forse a strada. La notte che problemi c'è? La notte sì, sicuramente ancora è un ospedale, quindi viene sicuramente utilizzato il parcheggio, però in minima parte, molto meno che di giorno. E la notte, o se no chiuderlo a settori, e tanto ovviamente il terzo piano non viene quasi mai utilizzato per intero, e chiuderlo pezzo per pezzo e prevedere le pulizie, perché se no altrimenti è veramente indecente così. E non soltanto, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario mi sembra che non sia al massimo, Già 2 anni fa appunto un telespettatore ce l'aveva segnalato, eravamo arrivati e effettivamente avevamo trovato, oltre alle cacche e cacchette, avevamo trovato anche, insomma, carte, cartacce, a dimostrazione che viene pulito un po' poco, insomma. Sì, no, quindi diciamo al nostro caro carte amico, cartacce no, ma sicuramente sicuramente questo è peggio carte, sì, dico, peggio. Diciamo al nostro caro amico presidente, no, amministratore unico di ATAM, giusto? Sì. Amministratore unico di ATAM che spenda, visto che incassa diversi soldi a questo parcheggio, visto che l'ammortamento comunque se lo può permettere, di spendere qualcosina in più sulle pulizie, in modo tale che il visitatore, l'utilizzatore che viene qui, sicuramente non trovi in una situazione del genere. Ma qua che c'è? Qua è a posto, dici, ma tu lo conosci tu, cioè, l'hai visto. Ah, stamattina sei venuto qui a fare un giro. Sì. A prendere. Vabbè, c'è dei tratti più puliti, esatto, diciamo che il problema è più verso l'entrata. Esatto, perché sicuramente gli animali tendono più a entrare in quella zona là. Non so perché, però evidentemente si sentono più tranquilli, più protetti. E poi ci mettono dei dissuasori. E sai che quando tu sei a casa tua, nel tuo bagno, tranquillo, è proprio che quando sei tranquillo che ti liberi dei tuoi fardelli, diciamo. Va bene. E così anche i cosa sono, piccioni? Che sono? Sicuramente sono piccioni, dai, questi. Bene. Ma ci mettono anche dei dissuasori, perché tutti quegli aghi che vengono messi in moto. La disinfestazione. No. Prima, la disinfestazione. E poi eventualmente mettere dei dissuasori in modo tale che gli uccelli non ci vadano in quei punti lì in cui. Basta che non gli fai male a questi è vero uccelli, che dopo, perché se poi c'è gli animalisti che non gli fa male, gli uccelli non ci si posano. Va bene. Salutiamo i piccioni, salutiamo Beppe Marconi. E tra l'altro, visto che i bagni di sotto hanno messo che solo con la tesserina con la schedina del parcheggio puoi entrare al bagno, sì, di sotto, di sopra, no, di sopra ancora sono liberi. No, perché altrimenti i bagni poi diventano preda di chiunque. Ah, questo può essere giusto. Ma anche i piccioni, uno magari con la cartina, magari anche loro, no? Se no la fanno. Ma facciamogli un corso a piccioni. Facciamogli un corso e diciamogli come devono utilizzare i bagni. Esatto. E facciamo i bagni anche per loro, così almeno si evita. Non so, tu la sottosimento ce la fate, sì? Sì, no, esatto. E siete già avanti. Ci vediamo domani. Ciao.